Ciao a tutte amiche amici, benvenuti o bentornate sul canale per un nuovo video. Allora, oggi un video haul in cui vi mostro gli acquisti fatti nell'ultimo periodo a cavallo di Ferragosto. Sono acquisti misti di abbigliamento, beauty e make-up, fatti in diversi giri che, come sapete, se mi seguite anche su Instagram, faccio nell'arco sia della settimana che del weekend. Gli acquisti di abbigliamento sono stati fatti con i saldi, mentre invece gli acquisti di beauty e make-up misti, diciamo, anche perché secondo me sul beauty non ha molto senso parlare di saldi perché ci sono comunque sconti tutto l'anno, per cui si trovano spesso cose in offerta. Ad ogni modo, comincio subito a farvi vedere quello che ho acquistato. Allora, avete visto che ho fatto l'haul in Primark? Il giorno che sono andata da Primark, che si trova per le bolognesi allo Shopville Gran Reno, ho fatto un giro anche nel centro commerciale, ho fatto anche altri acquisti e sono passata da Odette, quel negozio di abbigliamento su cui avevo già fatto un haul precedente, in cui avevo acquistato alcune cose. Ho visto che c'era, che sostanzialmente mi erano piaciute. Ho visto che c'era anche il punto vendita all'interno dello Shopville Gran Reno e quindi sono entrata a dare un'occhiata e ho visto che comunque ci sono delle cose diverse, hanno dei pezzi diversi dall'uno all'altro negozio. Devo dire che quello dello Shopville Gran Reno è più bello, anche come negozio in sé, dico, però comunque insomma, io normalmente vado al Centronova, a Villanova di Castenaso, questo parlo ovviamente sempre per le bolognesi. E quindi vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto da Odette, ecco qui la busta. Ho preso solo due pezzi, però secondo me erano molto convenienti. Allora, ho preso questo paio di Bermuda, l'ho presi bianchi, ragazze, perché sostanzialmente erano rimasti solo bianchi. Li ho presi nella taglia S perché ho misurato anche la M, ma mi stavano meglio questi. Hanno questo elastico arricciato in vita, poi sono molto semplici con il risvolto sul fondo. Però cadono molto bene secondo me e poi tra l'altro diciamo non sono particolarmente corti, stanno un pochettino sopra il ginocchio, però devo dire che vanno bene. L'unica cosa è che sono bianchi, quindi chiaramente bisogna metterci sotto una mutanda di color carne perché sennò risultano essere trasparenti o comunque qualcosa di lungo che copra un pochettino il fondoschiena. Adesso vedrò, li ho provati in negozio che avevo sotto una mutanda che si vedeva. Adesso chiaramente devo vedere un attimo a casa come abbinarli. Comunque poco male perché anche se non dovessi utilizzarli per la città perché sono trasparenti, io questi li uso per il mare, non è un problema. Poi vi ricordate che avevo preso la maglia, la blusa fucsia e mi è piaciuta tanto, l'ho indossata, ho già fatto delle foto su Instagram. Ho trovato questa sempre nello stesso materiale, diciamo nello stesso tessuto, in questo colore giallo acceso e niente, mi sono innamorata e l'ho voluta prendere. Vi chiedo scusa, è stata nella busta, non l'ho stirata, per cui è un pochettino spiegazzata. Comunque la blusa è questa. Quindi cade, diciamo, giù morbido, ha il collo a barchetta, vedete, ha questa diciamo allacciatura dietro, ma la particolarità di questa sono le maniche. Ha queste maniche leggermente a palloncino con questo polsino fatto in questo modo che cade un pochettino lungo, diciamo sulle braccia, e è leggermente. Adesso qui sembra stropicciata, però cade insomma, leggermente a palloncino. Vedete che qui è arricciata un pochettino. Molto carina, poi magari farò delle foto man mano che me le metto. Comunque vi faccio vedere gli outfit su Instagram. Questa l'ho pagata 19 euro, mentre i pantaloncini io li ho pagati 15 euro. E sinceramente per questa cifra qui, queste erano cose che a prezzo intero costavano molto di più. Comunque il negozio è questo, se vi interessa c'è in diverse città italiane, ho controllato sul sito, oppure c'è il negozio online per chi non dovesse averlo nella città, se qualcuno ovviamente è interessato a qualcosa che vi mostro di questo negozio, perché non vedo che non ne parla nessuno di questo negozio. Poi, ragazzi, nei miei vari giri sono passata un giorno da Tigotà non ho comprato niente di che, mi sono comprata, ultimamente c'ho la fissa dei cerchietti, quindi mi sono comprata questo cerchietto, sembro la Madonna,
Questo qui è di Emanuela Biffoli. Scusate, mi rimetto a posto la chioma. Questo qui è di Emanuela Biffoli e l'ho pagato circa sui 5 e 6 euro, niente di che, ragazze. E poi mi sono voluta riprendere questo detergente intimo perché avevo provato l'altra versione rosa, ne avevo già parlato in un video di Top e Flop e mi ero trovata benissimo. Per cui ho voluto prendere questo detergente intimo della Sauber, dice Deo detergente intimo lenitivo con bisabololo ed estratto di camomilla, ideale per chi è soggetto ai fastidi intimi, indicato per il benessere quotidiano con tecnologia antidore ginecologicamente testato. Siccome appunto avevo provato quello rosa e mi era piaciuto, ho voluto prendere anche questo. Da Tigotà finito. Poi un giorno sono passata da Bottega Verde perché volevo prendere la crema proteica al caramello salato e l'ho comprata e c'è scappato qualche altro acquisto. C'erano diverse offerte, tra cui alcuni prodotti uno più uno, e ho voluto prendere questo latte corpo tonificante quotidiano ai sali del Mar Morto. Ne ho presa anche un'altra confezione che sto già utilizzando e ragazzi, mi sta piacendo molto. Allora, diciamo che sull'effetto tonificante io non posso assolutamente ancora dire niente, anche se all'applicazione lascia la sensazione di una pelle un pochettino più compatta, più tonica, però sugli effetti a lungo periodo non vi so dire perché comunque l'ho appena iniziato. Questo è chiuso, l'altra confezione l'ho appena iniziata, però mi piace molto il profumo tantissimo e poi mi piace perché è leggero, quindi adatto secondo me a questa stagione, lascia una sensazione di fresco leggerissima, piacevole e ha un profumo buonissimo secondo me, per cui io questo qui ve lo consiglio anche solo come crema idratante, ragazze, perché comunque costa poco. Io due flaconi li ho pagati 12 euro, quindi 6 euro a flacone, sono 200 ml di prodotto, quindi con 400 ml di prodotto magari mi farò tutto il trattamento completo e vi saprò dire. In passato avevo già provato qualcosa di questa linea che mi era piaciuto, per cui ho voluto dare una chance. Ho anche lo scrub nelle scorte che devo tra l'altro cominciare ad utilizzare, solo che ho talmente tanta roba che pian piano, insomma, comunque utilizzerò tutto. Questa comunque vi ho detto, ve l'ho già detto anche su Instagram, la sto utilizzando adesso e mi sta piacendo. Poi c'erano gli scrub viso in offerta e di questo avevo sentito parlare da bene da Kate del canale L'Angolo di Kate, Caterina. Ti mando un bacio, cara, se mi stai ascoltando e ti ringrazio. E l'ho voluto prendere a circa 6 euro. È questo scrub maschera 2 in 1 alla pesca albicocca per pelli normali. Eccolo qui, lei diceva che era uno scrub sabbioso con i granuli sottili ma molto efficace, sembrerebbe lo scrub che potrebbe fare al caso mio e quindi non l'ho voluto lasciare lì. E poi quest'altra versione per pelli miste e grasse, scrub maschera 2 in 1 e sfoglia e purifica, anche di questo avevo letto delle recensioni positive sul sito e anche in altri, diciamo, altrove sul web, per cui diciamo l'ho voluto prendere. Poi pian piano metterò in uso tutto e vi farò sapere. Comunque circa 6 euro. Poi mi hanno dato dei campioncini, ragazze, ma non lo so dove li ho messi. Poi vabbè, Bottega Verde riempie sempre di campioncini, sinceramente, boh, non è che non li guardo neanche a volte, vi dico la verità, perché tanto sono sempre le stesse cose. Poi, oddio, e dove l'ho messo? No, vabbè, questo video proprio è disperato. Ah, ok, sì, scusatemi ragazze, è tutto in diretta, non taglierò. Allora, dicevo, Bottega Verde abbiamo finito. Poi sono passata da Erbolario, sempre quel giorno che sono andata da Primark e all'interno c'è appunto anche il negozio di Erbolario. Sapete che adesso è un periodo che sto perdendo un pochettino di capelli. In genere mi succede i cambi di stagione, ma mi capita un pochettino più in là. Devo dire che quest'anno ho anticipato, forse è stato lo stress, se mi seguite su Instagram sapete che sono piuttosto stressata per il lavoro, eccetera, e quindi mi sono voluta comprare dei prodotti che aiutino appunto nella caduta dei capelli e ho preso questo shampoo di Erbolario appunto perché sapete che mi piacciono tanto, mi sono piaciuti, mi stanno piacendo tantissimo gli shampoo di Erbolario e quindi ho voluto prendere anche questo che è lo shampoo Folta Chioma Fortificante anticaduta per lei, dice con Stimu Cap, Achillea, Capelvenere e Oligo Elementi. C'è anche la versione per lui in questo flacone rosa.
Eccolo qui. Allora, il profumo. Sì, buono, ma non è la cosa, diciamo, prioritaria, secondo me. Non è una cosa che colpisce particolarmente il profumo. Lo proverò. Ho voluto fare l'haul perché in genere faccio l'haul e poi comincio a utilizzare i prodotti, tranne per alcune eccezioni. E quindi lo voglio mettere in uso più presto, appunto perché è un periodo, come vi ho detto, che sto perdendo un pochettino di capelli. Poi, sempre perché sto perdendo un pochettino di capelli, per quanto ho fatto un ordine sulle farmacie Loreto Gallo, che mi fanno la consegna su una farmacia sotto casa, per cui mi accomodo. E perché ho trovato un integratore appunto per i capelli, pelle e unghie scontato che mi aveva consigliato Lucia del canale L'Aiuto. Ciao cara, se mi stai ascoltando, perché lei ha detto appunto che ha visto dei risultati. Per cui, siccome di lei comunque mi fido, l'ho voluto prendere ed è questo Bioniche Nutraceutical Capelli, Pelle e Unghie Integratore Alimentare all'equiseto miglio. Poi dice, vabbè, niacina, biotina, zinco, vitamina E, riboflavina, rame, eccetera. Dice, benessere di capelli e unghie, mantenimento di una pelle sana e protezione dallo stress ossidativo, normale pigmentazione dei capelli. Sono 60 capsule. Da prendere, non so che cosa c'è scritto qui, però lei mi ha detto, perché adesso non è che leggo benissimo, lei mi ha detto che ne prende due, dopo pranzo e farò così anch'io. Vi farò sapere. Naturalmente ci sono state alcune di voi su Instagram che mi hanno consigliato anche altre tipologie di capsule. Pian piano proverò tutto, ragazze, ma chiaramente la faccia è una, i capelli sono uni, mi ci vuole una vita per provare tutto. Già così comunque provo tantissime cose. Questi li ho pagati intorno ai 18 euro, quindi ho fatto la ricerca su Google, su Trovaprezzi, ho visto che era la farmacia dove li trovavo più scontati, per cui ho voluto prenderli lì. Poi ho fatto un ordine sul sito di Pharmaè, guardate che busta, che scatolone maciullato, ragazze. Qui mi hanno fatto un po' penare perché hanno la consegna con le poste, cioè il sito è molto buono, però hanno la consegna con le poste e sotto Ferragosto il pacco è rimasto, diciamo, in giacenza. Ad ogni modo mi è stato consegnato poi e quindi adesso vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, l'ordine è partito sostanzialmente perché mi volevo comprare qualcosa che sostituisse il criogel anticellulite di Collistar, che sapete mi è piaciuto molto, mi sta piacendo molto, lo sto terminando, mi mancano due dita, per cui volevo qualcosa che lo sostituisse, però visto che quello ha un effetto ghiaccio, l'estate comunque sta terminando, io non volevo riprendere qualcosa a quel prezzo perché comunque quello costa 39 euro scontato, a volte si può trovare, ho visto, anche a 33 euro, però è difficile. Diciamo a prezzo intero il criogel anticellulite costa tantissimo, 44 euro, per cui non volevo spenderci così tanto. E lei, la Caterina, sempre del canale L'Angolo di Kate, aveva consigliato questo come alternativa, questo Defense Body trattamento cellulite crema gel drenante riducente, dicendo appunto che aveva anche questo un effetto tipo quello del criogel anticellulite di Collistar. Allora, qui dice trattamento cellulite, panniculopatia ed ematofibrosclerotica, patologia secondo e terzo stadio. Boh, bisognerebbe informarsi di che cos'è questa patologia. Poi dice, vabbè, crema gel drenante riducente e niente. So, è un flacone da 400 ml, quindi come il criogel anticellulite di Collister. Adesso questo lo metto in uso subito e poi vi faccio sapere. Poi per raggiungere le spese di spedizione, ragazze, ho aggiunto questo pannetto struccante. Ho scelto un pochettino in base a quello che mi poteva servire. Di questa marca che si chiama Go Imp, Good Skin, Good Night, Good Impression. Eccolo qui. Dice panno struccante ecologico realizzato con il 70% di materiali riciclati che aiuta a rimuovere trucco e residui di detergente o maschere, lavabile e riutilizzabile. Utilizzare con acqua calda, bla bla bla. È liscio. È fatto di struccante ecologico. Con il 70% di materiali riciclati, dai, quindi questa attenzione all'ambiente diciamo che mi è piaciuta. Ah, non vi ho fatto vedere i campioncini che mi hanno dato da Erbolario. Allora, da Erbolario mi hanno dato questo
questa crema riposante per piedi e gambe. Devo dire che la linea per piedi e gambe di Erbolario mi ispira moltissimo, solo che il discorso dei prodotti Erbolario, che sono costosi secondo me, anche per quello che sono a volte, per cui chiaramente magari trovi dei prodotti a prezzi inferiori per quanto riguarda appunto, non so, i piedi e le gambe, quindi lascio perdere, però in realtà mi attira quella linea dei piedi e gambe di Erbolario. Poi questa crema fluida per il corpo Fiore dell'Onda. A me in genere le creme di Erbolario non mi piacciono perché sono troppo profumate, magari questa mi piace. Poi due campioncini della crema, sempre questa mi danno, all'acido ialuronico, crema viso a triplazione, penso di averne anche degli altri, e il contorno occhi sempre della linea all'acido ialuronico a triplazione. Questi sono i campioncini appunto che mi hanno dato da Erbolario. E così abbiamo finito con la farmacia. Adesso vi faccio vedere i piccoli acquisti di make-up che ho fatto da Sephora un giorno, e da Coin e da Wycon. Allora, comincio con Sephora. Allora, vi faccio vedere questa mini taglia del correttore di Tarte che io ho finito. Sono andata da Sephora perché sostanzialmente lo volevo ricomprare. Io ce l'avevo nella colorazione light medium, perché la mini taglia c'era solamente in tre colorazioni, io ho preso la light medium. Volevo ricomprare questo, poi in realtà la commessa mi ha consigliato, e anche io sinceramente lo volevo provare, questa nuova versione sempre del correttore di Tarte, che è l'Ultra Creamy. L'ho voluto ricomprare, ragazze, perché a me questo mi è piaciuto tantissimo. Adesso io sto provando quello di Benefit, ma devo dire che mi è piaciuto di più questo. Cioè, non è male quello di Benefit, ma a me piace più questo. Sinceramente mi sono trovata benissimo con questo. E quindi ho voluto prendere questa versione creamy in full size stavolta. Questo l'ho preso a prezzo intero, costa 28 euro e rotti. E l'ho preso sempre nella colorazione 29N Light Medium. Questo è ultra creamy, quindi dovrebbe essere una versione più cremosa. Di questo dicono che segna, a me non segnava neanche questo, per cui confido che non mi segni neanche questo, che è in una versione più cremosa, appunto fatto apposta, perché appunto si diceva che questo era troppo, cioè segnava troppo. E quindi ho preso questo. Poi c'erano di saldi nei negozi fisici, ragazzi, c'era poco. Ad ogni modo, ho trovato questa chicca e non l'ho voluta lasciare lì, di Huda Beauty, perché questa è una terra in realtà che io volevo provare da un po' di tempo, addirittura nella full size. L'ho trovata in mini size scontata a 13 euro. Poi sono andata in cassa, mi hanno applicato un ulteriore sconto. Io questa mini size l'ho pagata praticamente solamente 10 euro ed è la Glowish di Huda Beauty. L'ho presa nella colorazione 02 Medium. Eccola qui. Guardate che carino, anche per portarsela in vacanza, così fuori. Eccola qui. Di questo mi sembra che ne aveva parlato bene Sonia, non vorrei sbagliarmi, Sonia Flower 82. Ciao Sonia, ti saluto se mi stai ascoltando. Mi pare che a lei piaceva molto questa, non vorrei dire una cavolata perché l'età ingombe e mi dimentico le cose a volte. E ad ogni modo io questa qui l'ho voluta prendere appunto perché era un'occasione, altrimenti non l'avrei presa, credo, però era un'occasione per 10 euro almeno, così provo la terra e mi faccio un'idea e magari ve ne posso anche parlare. Ma comunque al di là di questo, cioè a me piacciono le terre proprio e le uso comunque tutti i giorni. Poi sono passata da Coin. Da Coin ho fatto semplicemente un piccolo acquisto che volevo fare da un po', solo che non volevo fare ordini online. L'ho pagato un po' a prezzo intero, mentre online ho visto che si trova anche a meno, però mi trovavo lì, l'ho preso lì. L'ho pagato 22 euro e sto parlando di questa referenza, di questa linea di Diego Dalla Palma per le labbra. E io ho preso il balsamo labbra protettivo con la protezione 50. Questo è un prodotto che io puntavo perché io ho le labbra che mi si seccano molto, non amo mettere rossetti durante l'estate, per cui mi piace semplicemente dare un pochettino di colore alle labbra, per cui questo è un prodotto che faceva proprio al caso mio, cioè mi coloro le labbra e poi me le proteggo anche, perché spesso mi capita che mi dimentico di mettermi il protettivo per le labbra quando esco di casa, quando vado in ufficio e poi mi si seccano.
magari li ho, però mi dimentico di metterli. Per cui ho pensato, mi metto questo la mattina quando esco, anche se adesso comunque l'estate è, diciamo, non è finita, però diciamo che passato Ferragosto è un po' in discesa, però comunque io lo metterò anche a settembre, questo non è un problema. E l'ho preso nella colorazione 123, ve lo faccio vedere, in questo rosa. Ha un effetto un pochettino satinato, molto bello. C'erano anche altre tre colorazioni, da Coin non erano disponibili tutte, però c'è anche in altre colorazioni. Adesso lo provo, voglio vedere se mi ci trovo bene. Se mi ci trovo bene, io non escludo di comprarmelo in altre colorazioni. E questo è quello che ho comprato da Sephora. Poi da Sephora mi hanno dato questo campioncino di Narciso Rodriguez. Stavolta però nella versione ambré, Eau de Parfum Ambré, meno male perché in genere mi danno sempre Narciso Rodriguez nelle altre versioni e sinceramente ho fatto il pieno. Poi mi hanno dato questo campioncino di 1 Million di Paco Rabanne, però non riesco a capire se è da uomo o da donna questo, sinceramente. Se vi intendete di profumi ditemelo, ma credo da donna comunque. Questo 1 Million di Paco Rabanne. E poi questo campioncino di questa crema di Drunk Elephant, questo siero, scusate, dice Protini Power Peptide Resurf Serum. Questo mi ispira tantissimo, ragazze. Dice 10% di acido lattico, 11 peptidi. Eccolo qui. Mi ispira da morire. Serum Lissant o Super Peptides. I peptide stimolano la sintesi del collagene, per cui, da quello che ho capito, non penso di dire una cavolata, ma potrei anche perché non sono un medico estetico, non sono un dermatologo, penso di sì, quindi comunque sono molto adatti per pelli mature come la mia. Lo proverò, speriamo che non mi piaccia, perché se no me lo compro. No, vabbè. E da Sephora devo dire che abbiamo finito. Poi l'ultimo passaggio l'ho fatto da Wycon. Guardate che carissima, che bellina questa borsettina che mi hanno dato da Wycon. Sempre allo Shopville Gran Reno, dove c'è appunto Wycon. Non so se ci fosse anche prima, perché io non bazzico tanto quel centro commerciale. Ci sono andata da Primark, ma mi sta dall'altra parte della città a 20 km, per cui non è che ci vado tutti i giorni. Ad ogni modo, da Wycon ho preso un fondotinta su consiglio della Lucia del canale L'Aiuto. Anche le capsule me le aveva consigliate Lucia, ve l'ho detto sì. E, ho preso questo fondotinta appunto perché lei lo sta utilizzando e le sta piacendo molto. E mi ha detto essere piuttosto simile al Luminous Silk di Giorgio Armani. Siccome io del Luminous Silk ho provato dei campioncini e mi piace molto, però adesso non voglio spendere quelle cifre per un fondotinta, ho detto vabbè, prendiamo questo fondotinta di Wycon. Ha una vita che non compravo niente di Wycon perché ce l'ho in centro, non ce l'ho comodo. Ho detto vabbè, occasione per provare qualcosa di Wycon. Il fondotinta è questo. È un fondotinta vegano con il 95% di ingredienti naturali. Questo è il pack. Mi piace anche il pack, devo dire. È una confezione da 28 ml. E allora, io l'ho usato un paio di volte, come texture lo trovo leggermente più cremoso rispetto al Luminous Silk, però dà un bell'effetto levigato e luminoso all'incarnato. Sulla durata non vi so dire perché, non vi so dire perché l'ho usato un giorno che non sono stata fuori tante ore, per cui poi io dopo quando torno a casa mi strucco, non riesco a stare struccata neanche per vedere la durata dei prodotti, per cui non vi so dire. Ad ogni modo sapete che i fondotinta li metto tutti i giorni per andare al lavoro, piano piano chiaramente vi parlerò di questo, vi parlerò di tutto. Adesso sto finendo quello di Nivea, ma mi manca molto poco e poi metterò sotto questo. L'ho preso nella colorazione NV25, NV25. Eccolo qui.
Ecco ragazze, questo è tutto quello che io ho acquistato, diciamo, nell'ultimo periodo. Fatemi sapere se il mio shopping vi è piaciuto, insomma, parliamone un pochettino nei commenti, confrontiamoci, consigliatemi anche qualcosa, magari anche per la perdita dei capelli, anche se devo dire che la mia perdita dei capelli è una perdita di capelli fisiologica, non è una cosa, diciamo, eccessiva, anche perché se fosse una cosa eccessiva, chiaramente bisogna andare dal medico, da un dermatologo. Credo che sia una cosa legata allo stress, al cambio di stagione. Comunque, voi consigliatemi qualcosa, io tengo nota chiaramente di tutto o anche di altro, ovviamente. E niente, spero di esservi stata utile in qualche modo, di avervi tenuto compagnia. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutte e a tutti.